Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Se è la prima volta che ti imbatti in un mio video, mi presento. Sono Davide Esposito, in arte cicala, sono un cantautore. Ti consiglio di approfondire il mio canale YouTube se vuoi scoprire di più sulla mia musica. Lì ci troverai il mio album, i miei videoclip, interviste radio, live, eccetera, eccetera. Siamo giunti al secondo appuntamento della rubrica Cicala incontra Lennon. In caso ti fossi perso il primo episodio, ti lascio il link qui in alto a destra in modo tale da poterlo recuperare e capire anche un attimino meglio di cosa stiamo parlando. Bene, ci eravamo lasciati con Help, singolo facente parte dell'album omonimo del 1965, rimaniamo cronologicamente lì. Sempre nel 1965, infatti, fu pubblicato anche un altro album, che è quel capolavoro di Rubber Soul, che per qualcuno rappresenterebbe l'ultimo album giovanile dei Beatles. Ma per come la vedo io, sia Rubber Soul e in parte anche Help possiamo già considerarli parte della fase matura dei Beatles. E non solo della fase matura dei Beatles, ma anche di quella di John Lennon. Infatti canzoni come Help, come Girl, come Nowhere Man e In My Life, anche se quest'ultima non possiamo considerarla totalmente di John, perché pare che McCartney abbia contribuito molto a livello musicale, sono da considerare già degne di nota. Ebbene, oggi voglio farvi ascoltare uno dei brani più noti di Rubber Soul, che è Girl. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much and make you sorry. Still you don't regret a single day. Oh girl, girl. So hard to leave her. She will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Oh, girl, 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 girl. She is the kind of girl who put you down with friends until you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood she's cool. She still believes when he's dead. Oh girl, 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 girl. Beh, che dire di questa ballata meravigliosa? Per me rappresenta uno dei punti più alti raggiunti in Rubber Soul. Ditemi la vostra, ditemi cosa ne pensate di questa canzone, se vi è piaciuta la mia interpretazione. Condividete, commentate, mettete like, iscrivetevi al canale, insomma, supportatemi. Parliamo un po' di questa canzone. Girl descrive la ragazza ideale, la ragazza dei sogni per John. Forte e allo stesso tempo amorevole. Presente e allo stesso tempo indipendente e sicura di sé. Questi versi ne sono la dimostrazione. Quando penso alle volte in cui ho fatto di tutto per lasciarla, lei si volta verso di me e inizia a piangere, e mi promette il suo cuore, e io le credo. Dopo tutto questo tempo, io non so perché. Beh, in questa strofa c'è tutta la dolcezza e l'amorevolezza che una ragazza può dare ad un ragazzo.
Ma poi c'è anche quest'altra strofa che dice: è il tipo di ragazza che ti fa stare zitto quando ci sono amici, ti senti stupido. Quando dici che è bella, si comporta come se fosse scontato, non perde mai la testa. Quindi sta descrivendo sostanzialmente quello che dicevo prima, cioè una donna che è presente, che lo ama, che è disposta anche a perdonarlo, ma allo stesso tempo è una donna forte, indipendente, sicura di sé. Cynthia Lennon, la prima moglie di John, era convinta che questa canzone fosse stata scritta per lei. Probabilmente è così, ma è anche possibile che in realtà John si stesse riferendo a una ragazza immaginaria, come dicevo prima. Una ragazza che fino a quel momento non aveva ancora incontrato e che molto probabilmente sarà poi la sua woman, ossia Yoko Ono. Bene, ho due piccole curiosità per voi prima di lasciarvi andare. La prima è che i sospiri che sentite nel ritornello, che ho cercato anch'io di riprodurre, questi in realtà non si riferiscono a delle pene d'amore, ma piuttosto pare che si riferiscano ad un'aspirazione di fumo non propriamente legale. La seconda curiosità è che pare che John abbia volutamente fatto cantare a George e a Paul, all'interno del bridge, la parola tit, che dall'inglese si traduce come tetta. E con queste due chicche vi saluto e vi rimando a giovedì prossimo con il nuovo episodio, vi ricordo sempre alle 16:30. Mi raccomando, ricordate di mettere like, di iscrivervi al canale, di condividere e di commentare. Fatemi sapere la vostra, insomma. Cosa ne pensate di questa canzone? Vi è piaciuta? Vi piace questo progetto? Seguite con piacere Cicala incontra Lennon? Lasciatemi un commento. Io vi bacio, vi abbraccio, ci vediamo giovedì. Ciao!